Siamo a Firenze in occasione della presentazione dei dati dello studio BEST, uno studio di real life, cioè di vita reale, sull'utilizzo dei bifosfonati nella pratica clinica quotidiana. Uno studio realizzato per valutare l'efficacia, ma soprattutto la sicurezza di questi farmaci. Ne parliamo con il dottor Mazzaglia, che è il coordinatore di questo trial. Dottor Mazzaglia, lei non solo è il coordinatore, ma anche l'ispiratore di questo studio. Ecco, ci spieghi innanzitutto come le è venuta l'idea di BEST, anzi anche che cosa significa questo acronimo. Allora, BEST significa Bifosphonate Efficacy Safety Trade-off. Lo studio nasce su proposta dell'AIFA nell'ambito del bando 2006. In quel periodo, diciamo, l'osteonecrosi della mandibola ha ricevuto un'attenzione da parte dei media importante, perché era un evento estremamente raro ed estremamente invasivo a carico della mascella, che si era riscontrata in particolare nei soggetti in trattamento con bifosfonati iniettivi per le metastasi ossee. Ovviamente la preoccupazione dell'AIFA era il fatto che se questo evento avverso estremamente grave era presente anche nei bifosfonati orali, che naturalmente sono molto più diffusi perché usati per l'osteoporosi, questo poteva avere un impatto in termini di sanità pubblica estremamente rilevante. Ecco, quindi ce l'ha già un po' anticipato, vi siete concentrati sui parametri di sicurezza. Oltre all'ONJ, che cosa avete valutato? Allora, in realtà eravamo estremamente preoccupati, perché essendo un evento estremamente severo ma anche molto raro, l'uso delle banche dati, in considerazione del fatto che in quel periodo non era nemmeno presente un codice diagnostico per l'osteonecrosi della mandibola, dicevo, l'uso delle banche dati non ci dava certezza di rilevare eventi di osteonecrosi sufficienti a condurre uno studio. Per cui ci siamo orientati anche su altri eventi, in particolare eventi gastrointestinali e in particolare il sanguinamento gastrointestinale, alla luce del fatto che è noto che i bifosfonati possono dare delle irritazioni a carico dell'apparato gastrointestinale, quindi non era ben chiaro oggi con i dati BEST in parte abbiamo dimostrato una non associazione con il sanguinamento gastrointestinale, dicevo, non era ancora a quei tempi ben chiaro. Inoltre abbiamo anche esteso gli obiettivi non solo a una valutazione della safety, ma anche una valutazione dell'effectiveness, cioè dell'efficacia in una popolazione osservata, e in particolare vogliamo, questo è uno studio che stiamo ancora conducendo, vogliamo valutare una relazione tra una compliance al trattamento con questi farmaci e la riduzione potenziale dell'insorgenza delle fratture. Allora, incominciamo con l'ONJ, con l'osteonecrosi della mandibola. Cosa emerge da BEST? Quali sono i dati? Beh, dai dati emerge che effettivamente esiste anche per i bifosfonati orali un'associazione statisticamente significativa con l'uso dei bifosfonati orali, in particolare con un uso per un periodo di tempo importante superiore all'anno. I dati dimostrano questo, diciamo, dimostrano anche alla luce di tutta una serie di analisi che abbiamo condotto su sottogruppi o anche analisi che vengono definite di sensibilità, abbiamo dimostrato che questo dato e questa stima è piuttosto consistente. È ovvio che stiamo parlando di un rischio relativo, statisticamente significativo, ma in realtà l'incidenza dell'evento è particolarmente bassa. Quanti casi, dottor Mazzaglia? Noi siamo riusciti su 65.000 soggetti con frattura primaria che abbiamo intercettato dai database amministrativi di 5 regioni italiane, abbiamo, dicevo, rilevato 61 casi di osteonecrosi probabile e di questi 22 certi. L'incidenza la si può stimare, diciamo, intorno a 119 casi su 100.000 anni di esposizione all'uso dei bifosfonati, quindi siamo nell'ordine dello 0,00%, quindi diciamo un rischio definito assoluto particolarmente basso. Quindi a questo punto di vista possiamo stare tranquilli. Sui sanguinamenti gastrointestinali qual è la situazione? Sui sanguinamenti gastrointestinali abbiamo chiaramente dimostrato che non esiste un'associazione con i bifosfonati e che, come già emerso in altri studi, è probabile che i soggetti che utilizzano bifosfonati sono di per sé dei soggetti a rischio di sanguinamento gastrointestinale, da cui, diciamo, i primi
dati che erano emersi in studi passati che potevano dimostrare una potenziale associazione. Questa associazione è probabilmente dovuta al profilo clinico di partenza piuttosto che a un effetto farmacologico intrinseco dei bifosfonati orali. Allora, se me lo passa potremmo anche dire tanto clamore per nulla, giusto? Qual è il giudizio generale sul profilo di rischio di questi farmaci? Il giudizio generale è che questi farmaci hanno un profilo beneficio-rischio decisamente positivo per un trattamento non superiore ai 5 anni. Dopo 5 anni di trattamento, a mio avviso, è necessaria una valutazione da parte del medico prescrittore sulla effettiva necessità da parte di un paziente all'uso di questi farmaci o al proseguimento della terapia. Dove sarà pubblicato lo studio, dottor Mazzaglia? Lo studio dovrebbe essere pubblicato fra pochissimo su Osteoporosis International.